Buonasera a tutti. Allora inizia la commissione bilancio alle 18:41 e do la parola alla segretaria verbalizzante per l'appello. Sì, Ruby Sara, Ciolli Sabrina, Periti Jacopo che sostituisce Marconi Cristina, Di Guglio Marco, Bagnoli Gianni, Sostegni Sofia, Donati Raffaele, Chiavacci Gabriele che sostituisce Poggianti. Non c'è, assente. Maccari Jacopo, Di Stefano Danilo e Campinosi Simone. Invitati permanenti, Robai Viola, Periti Jacopo, Terreni Giulia e Peccianti Francesca. Aspetta. Come uditore Masi Leonardo. Ok, primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2023. Do la parola alla dottoressa Bini. Buonasera. Allora, la delibera che vi è stata sottoposta riguarda appunto l'approvazione del bilancio consolidato. Tutti gli anni di questo periodo, dopo che anche gli organismi privati hanno approvato il loro bilancio d'esercizio, in questo caso il bilancio d'esercizio 2023, viene chiesto dalla normativa agli enti locali di redigere il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica. Il gruppo amministrazione pubblica è costituito dal comune, ente capogruppo, e dalle proprie società ed organismi strumentali partecipati o controllati. La prima attività che viene fatta è quella di definire il gruppo amministrazione pubblica, vengono quindi individuati questi soggetti e vengono individuati ovviamente sulla base dei principi contabili che prevedono quali siano gli enti che rientrino nel gruppo amministrazione pubblica e trattasi delle società controllate e delle società partecipate e gli organismi strumentali, anche quelli partecipati e controllati, che rispondano a determinati parametri. Le società controllate sono quelle controllate ai sensi del codice civile, per le quali quindi l'ente abbia il controllo dei voti o un'influenza dominante. Le società partecipate sono quelle per le quali l'ente abbia una quota di partecipazione che superi almeno il 20%, quindi partecipate sulla base dei principi contabili. Poi esulano dalla quota di partecipazione quelle società che risultino affidatarie di servizi pubblici, affidatarie dei servizi pubblici o quelle per le quali comunque l'ente ritenga di rappresentarle all'interno del gruppo amministrazione pubblica per una questione di, diciamo, come può dire, significatività del bilancio consolidato. Gli organismi invece partecipati, cioè i controllati, sono quegli enti strumentali di cui si avvale la società e per le quali esercita sempre l'influenza dominante, quelli partecipanti sono tutti gli altri. Tutti questi organismi rientrano nel gruppo di amministrazione pubblica, ricevono dall'ente le istruzioni sulle tempistiche di quando questi dati devono essere inviati. Dopodiché viene fatta ed è stata fatta una nuova analisi alla luce dei dati finali, definitivi del 2023 per vedere quelle società che poi rientrano nel più stretto gruppo dell'area di consolidamento. Rientrano nel stretto gruppo dell'area di consolidamento quelle che sono state quindi oggetto
del bilancio consolidato e quelle del gruppo amministrazione pubblica, per le quali però vengano soddisfatti certi parametri, cioè vengono considerati irrilevanti quegli enti e quelle società che abbiano il totale dell'attivo, il valore della produzione, il patrimonio netto al di sotto del 3% del valore di quello dell'ente, perché sono considerati quindi enti che hanno, diciamo, dei valori numerici non estremamente rilevanti e quindi nell'ambito del consolidamento possono essere esclusi. Vengono esclusi quindi due enti, la Fondazione Dopo di Noi e la Fondazione Prodigi, che sono state individuate come irrilevanti ai fini di questi tre parametri, e tutte le altre società che erano rientrate nel gruppo amministrazione pubblica sono state consolidate e quindi si è proceduto al consolidamento, quindi sostanzialmente all'unione, per così dire, dei valori di bilancio di questa società con quelle dell'ente, quindi in misura proporzionale alla quota di partecipazione. E sono state consolidate quindi Acquatempra, Publicasa, Farmacie Comunali, la società CET, Alia Servizi Ambientali. Queste sono le società che sono rientrate quindi nell'ambito del consolidamento. Quindi è stata consolidata integralmente la farmacia per le quali si detiene una quota di partecipazione del 100% e tutte quelle altre sono state consolidate in rapporto alla propria quota di partecipazione. E il termine di questa operazione ha portato alla redazione del conto economico consolidato e dello stato patrimoniale consolidato che vi sono stati consegnati, che hanno rilevato un utile consolidato di 380.000 euro circa e un valore del patrimonio, ora ve lo dico, consolidato, a memoria non lo ricordo. Ve lo dico, allora, un patrimonio netto consolidato di oltre 212 milioni di euro. Questo è il valore del patrimonio netto del gruppo amministrazione pubblica. Avete delle domande? Esatto. Sì, se nel patrimonio consolidato, siccome non ho fatto in tempo a guardare il bilancio, ci sono enti in perdita che poi vengono, come dire, rientrano nel bilancio complessivo e quindi abbiamo un utile, o su tutti gli enti, quindi quelli indicati Acquatempra, Publicasa, Aglia, cioè Farmacia, sono tutti quanti inutili. Allora, l'ente capogruppo aveva rilevato una perdita in sede di rendiconto di gestione di 2.600.000 euro. Poi avevamo il CET inutile, abbiamo Acquatempra inutile, le farmacie inutile, Alia inutile e pubblicata inutile. Quindi tra tutti gli enti che abbiamo consolidato non c'è nessun ente che ha fatto una perdita, ecco. Se non, come ho detto, in sede di contabilità economica o patrimoniale, l'ente, per i motivi che sono già stati esposti in sede di rendiconto per via anche del valore delle partecipazioni in Alia, che praticamente furono calcolate in ossequio a principi contabili come quota percentuale, quindi il 3,14% della quota di partecipazione dell'ente in Alia, però calcolate sul bilancio di Alia ante fusione. Perché questo problema?
diciamo, questo problema, questo sfasamento temporale derivava dalla corretta applicazione dei principi contabili. I principi contabili ti dicono che devi calcolare il valore della partecipazione, quindi all'interno dello stato patrimoniale, come prodotto fra il valore del patrimonio netto della società che consolidi e rilevi, non era il consolidato, rilevi in contabilità economica patrimoniale, per la quota di partecipazione, in base all'ultimo bilancio approvato. L'ultimo bilancio approvato di Alia era quello Alia Antefusioni, che era ovviamente una società diversa, e quindi applicando il nostro 3,14% su un patrimonio netto molto più piccolo, è venuto fuori un valore della partecipazione che era basso rispetto a quello che era stato determinato per pubblici servizi nell'anno precedente. Quindi sostanzialmente questo passare da uno stato patrimoniale all'altro ha rilevato una svalutazione della quota di partecipazioni tra Fondi Servizi e Alia dovuto a questo trattamento. Questo trattamento temporale è stato sostanzialmente corretto ora in sede di consolidamento, perché il 3,14% della partecipazione nella società è stato applicato al bilancio approvato di Alia nel 2023. Tra le altre cose, il bilancio consolidato, non il bilancio di esercizio, ma il bilancio consolidato, come dicono i principi contabili. Quindi sostanzialmente questa svalutazione della partecipazione è stata portata in rettifica in sede di bilancio. E poi ovviamente lo rivedremo applicato solo al bilancio dell'ente l'anno prossimo, quando faremo il rendiconto 2024, e quindi applicheremo il nostro 3,14% sul valore della partecipazione del patrimonio netto in Alia in un bilancio che è più rappresentativo. Cioè, tutto dipende dal fatto che quando l'ente va a determinare il rendiconto, va a fare l'operazione di chiusura, è in anticipo rispetto ai tempi di chiusura delle società. Le società approvano il bilancio intorno al mese di giugno, noi ad aprile dobbiamo presentare il bilancio, ovviamente poi tutte le operazioni vengono fatte precedentemente, non abbiamo un bilancio, spesso non abbiamo neanche uno schema di bilancio, una bozza di bilancio delle società su cui fare la determinazione del valore della partecipazione. Quindi il principio ti dice devi prendere quello dell'anno precedente. Ah, ok. Quindi diciamo questo valore in perdita è in relazione quindi al patrimonio che è stato, cioè ai contei e bilanci fatti ad aprile piuttosto che in relazione al bilancio poi consolidato di Alia. Quindi in quel momento ad aprile c'era questa situazione patrimoniale. Quindi ad oggi c'è il bilancio consolidato che noi andremo a votare, quindi ci presenta un utile, come abbiamo detto, di 380 mila euro rispetto alla società capogruppo più tutte le controllate partecipanti. Beh, grazie. A quelle non consolidate, ha detto che c'è la fondazione dentro di noi e l'altra non Prodigi. io ho una serie di domande dettagliate quello che ho dire. Penso che in parte abbia risposto, però guardando le cifre con 2022-2023 vedono a volte veramente importanti. Quindi immagino che proventi da tributi sia legato sempre al discorso di Alia. Per esempio, perché nel 2022 era 27.670.000, nel 2023 16 milioni. Allora, quello in realtà è dovuto gran parte all'ente, perché l'ente nel 2000, diciamo, 23 ha esternalizzato l'incasso della Tari, diciamo, non passa più dal bilancio, sono circa 10 milioni di euro, e quindi già il bilancio della capogruppo, del bilancio consolidato, cioè il bilancio dell'ente, portava
quella flessione. Quindi se voi infatti confrontate il conto economico dell'ente, già vedete questa differenza tra il 2022 e il 2023. Per molti altri scostamenti, poi insomma, me le può chiedere anche dettagliatamente, vi posso dire che ha inciso in maniera importante il passaggio fra pubblici servizi ed Alia, perché Alia ha un bilancio di un certo tipo, cioè prestazioni di servizi, per esempio, tra le spese, vendite appunto di servizi tra le entrate, mentre i pubblici servizi erano una società finanziaria che aveva come tipo di voce nel proprio bilancio legate principalmente alla gestione delle partecipazioni, perché era una finanziaria e i proventi erano proventi da partecipazioni. Quindi Alia ha l'ingresso di Alia, che ha sostituito i servizi con un tipo di bilancio diverso, quindi il consolidamento ha portato a importanti spostamenti. Anche i ricavi studenti che sono così come forse questo no, componenti negativi, acquisto di materie prime o beni per consumo. Molto inciso Alia. Sì. E anche aumentamento di Esattamente. variazione delle rimanenze prime. Esattamente. No, vabbè, nelle immobilizzazioni c'è ancora da 41.000 Esatto, perché abbiamo il 3,14% del bilancio di Alia appesato del bilancio che ha dei numeri. Ah. un macchinario uguale. Questi spostamenti sono dovuti al fatto che si trattava di mobilizzazione che il servizio non aveva. Sì. C'è da questi spostamenti qualcosa che non riguarda Alia? Euro. Allora, posso dire, ma principalmente di cose rilevanti sono dovute o al comune, come vi dicevo, perché il conto economico, lo stato patrimoniale del comune tra un anno e quell'altro è cambiato, anche per effetto della Tari che è uscita, e poi principalmente gli scostamenti più importanti sono dovuti ai numeri di Alia. Allora, l'acquisto della sede del comune lo troviamo tra le mobilizzazioni. Allora, no, Quindi non ce l'abbiamo, qui non lo vediamo. noi il contratto Vedremo pronto. esattamente c'è stato l'anticipo, prestamento dell'anticipo, e poi il contratto è stato stipulato a luglio del 24. Però è questo, mobilizzazione finanziaria, siete partecipate e sotto altri. Che intende per Ah, per esempio, di Toscana. Allora, lì ovviamente è sempre un dato consolidato, quindi confluiscono anche le partecipazioni delle società, cioè anche le partecipazioni che le società hanno nel proprio portafoglio. Noi abbiamo delle società, per esempio, la Dottimente Fidi Toscana, Banca Etica, posso anche citare, che abbiamo come partecipazioni, ma che non sono state oggetto di consolidamento e quindi sono rimaste all'interno delle partecipazioni finanziarie, mentre quelle che abbiamo consolidato le abbiamo emise e al posto del valore delle partecipazioni abbiamo messo l'attivo e il passivo dello stato patrimoniale di quelle società. Quindi quelle sono quelle società che non sono state consolidate, in parte nostre e in parte quelle che abbiamo, diciamo, in percentuale sommato, perché nel portafoglio delle società partecipate Alia. Allora, vi dico subito, vediamo se lo trovo, quanto
diciamo, inciso l'uno e quanto inciso l'altro. Partecipazione. Allora, altri titoli mi chiedeva? Altri soggetti? Allora, il comune di Empoli, zero. Poi, cioè, lei dice ha un totale di 4.612.001? Allora, 4.611.477 alia. 4.611.476,37. Pubblicasa 507 euro, acquatempra 17. Cioè, sarebbe 17 euro sarebbe il 20%, perché noi in acquatempra ce l'abbiamo il 20% di quello che hanno loro nelle loro mobilizzazioni finanziarie. Quindi questo è un esempio di come veramente. Intese partecipate è una cosa. Altri soggetti sono dei consolidati. Ah, scusa. Grazie. Quindi nelle imprese controllate, vabbè, zero. Imprese partecipate e altri soggetti sono tutti consolidati. No, allora, imprese controllate, allora, questa è la struttura, diciamo, dello stato patrimoniale secondo i principi contabili. Quelle controllate sono in quella sezione proprio collocate come, diciamo, contabilizzazione in quella sezione dello stato patrimoniale. È chiaro che il valore lì è basso, appunto mi diceva che addirittura è zero perché fa da padrona l'ente. L'ente le proprie controllate le ha consolidate, quindi le Alise, se voi guardate invece il conto economico dello stato patrimoniale del bilancio solo dell'ente, le trovate le controllate. Quindi le controllate evidentemente ce l'abbiamo solo il Comune d'Empoli e Alia, perché noi siamo andati a consolidare il consolidato di Alia. E quindi come voce lì la trovate zero, perché in realtà l'abbiamo Alise. Poi le partecipate. Ci sono quelle delle altre società e la stessa cosa di altri soggetti che sono altri titoli, diciamo così, che le società posseggono e che non considerano come partecipazioni. È semplicemente la classificazione dello stato patrimoniale, ecco, non è legato alle operazioni di consolidamento per la voce. È chiaro che se noi si prende lo stato patrimoniale dell'ente e lì le troviamo, le controllate sono sparite, le partecipate se oggetto di consolidamento sono sparite, perché l'abbiamo elise con il valore dello stato patrimoniale in percentuale attivo e passivo. C'è un'altra nei crediti verso il cliente utenti 21 milioni rispetto a 1,5 milioni dell'anno precedente. Allora, crediti, allora, verso utenti. Allora, crediti, lei ha 21.142.052. Allora, 19.121.412 alia. Vedi però che c'è. 13 verso utenti, servizi alia. Per loro, che quindi nel gruppo amministrazione pubblica diventano in quota parte crediti del gruppo amministrazione pubblica nella percentuale nostra di partecipazione. Ecco. Grazie, no, una domanda. Come mai hanno la fondazione immagino che sia anche per oggi economico, come mai per dire, diciamo, non rientra nel consolidato e anche perché non c'è altro? Allora, Rodigi non rientra per il principio del
della irrilevanza, cioè il 3 era sotto a tutti e tre i parametri. Cosa vuol dire? Che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale prodigio era sotto al 3% totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'ente. Poi, perché sono, diciamo, entità più piccole, il valore della produzione era sotto al 3% di. E stessa cosa per il patrimonio netto. Quindi il principio contabile ti dice: non importa che tu vada a consolidare le società molto piccole, che, come dire, ai fini della rappresentatività del gruppo amministrazione pubblica sono meno significative, e quindi sia Prodigi che Dopo di Noi sono state escluse per quel motivo. Poi l'altra domanda era ASEV. ASEV non è totalmente pubblica. Quindi non esempio, perché i principi contabili ti dicono: tu devi consolidare le controllate, le partecipate che abbiano una quota di partecipazione sopra il 20%, però quelle totalmente pubbliche, affidatarie ai servizi pubblici, te le devi consolidare. ASEV non è totalmente pubblica e quindi non ricorre l'obbligo del consolidamento. Una cosa volevo chiedere, quindi quando abbiamo parlato dei 21 milioni, di cui 19 milioni di Alia, parliamo di credito. Ecco, quindi si tratta di quote che fanno parte del bilancio, ma che attualmente non sono in cassa perché devono essere riscosse. Sì, di Alia. Sono altri interventi? Non ne vedo. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, che è la ratifica delibera di giunta numero 145 del 7 agosto 24, avendo detto bilancio di previsione 24-26, approvazione e variazione assunto nei poteri del Consiglio per motivi di urgenza. L'ufficio scuola ha chiesto urgentemente questa variazione per poter stanziare in entrata e in uscita il contributo regionale che era stato assegnato, è stato assegnato all'ente sia per la misura dei nidi gratis che per la gestione dei servizi educativi. È una variazione che si è fatta urgentemente per poter rappresentare sul 2025 questi trasferimenti che sono stati assegnati in entrata e uscita per poter procedere poi con tutti gli atti amministrativi. Quindi, essendo però una variazione che coinvolge entrata e uscita, una variazione di competenza del Consiglio, quindi è stata adottata d'urgenza dalla Giunta dei Poteri del Consiglio, che si chiede al Consiglio di ratificare. Settantamila i nidi gratis e 87 i nidi di qualità. È un trasferimento regionale che viene assegnato all'ente per erogare servizi sui nidi ulteriori. Poi, ecco, viene destinato dall'ufficio, in questo caso stato messo in spesa per l'appalto, quindi è per incrementare l'appalto del servizio dei nidi. Ci sono altri interventi? Domande? Non le vedo, quindi dichiaro chiusa la commissione alle ore 19:10. Grazie a tutti.
Grazie.